È la prima vittoria di Nero Stellati, quindi proviamo a questo evento e speriamo che il girone di ritorno possa riservare più soddisfazione a questa squadra e che possa competere per la salvezza, perché se non fosse arrivata questa vittoria, insomma, difficilmente avremmo potuto dire queste cose. E speriamo che sia così, è una squadra che va ulteriormente potenziata, battuto il Fabriano Cerreto, era un'occasione da non perdere, ma i Nero Stellati hanno chiuso la gara in 9 uomini. Dunque stiamo vedendo questi highlights, qui un'occasione per il Fabriano Cerreto con la palla che finisce di poco fuori, però insomma i Nero Stellati sono ampiamente in partita. Qui c'è una opportunità per la squadra nerostellata che va in gol con Del Gizzi. La rete del vantaggio che arriva al minuto 35, la rete di Del Gizzi sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla destra. Poi però la gara si complica. Come detto, i nerostellati finiranno in 9 uomini. La prima espulsione arriverà dopo l'1-0 al minuto 38. C'è l'assistente che richiama l'attenzione di Zamagni, di Cesena, che è l'arbitro, e poi rosso diretto a Magzawi, autore, secondo la terna arbitrale, di un gesto antisportivo, di aver colpito con una manata o con una gomitata Pier Gallini, giocatore del Fabriano. E allora cartellino rosso per Magzawi, gara in salita, però arriva il raddoppio in pieno recupero, nel corso del secondo minuto di recupero viene concesso questo calcio di rigore per i Nero Stellati, una cintura di Labriola ai danni di Di Ciccio, e allora calcio di rigore e ammonizione per Labriola. Dagli 11 metri va a Pacella, un cucchiaio spiazza l'estremo difensore del Fabriano Monti, dunque raddoppio, che rischio, ma che bello anche questo gol di Pacella. Ricordiamo, oggi mancava Vitone, dunque non ha potuto calciare quello che è normalmente lo specialista dei calci piazzati, Vitone oggi assente. Ma c'è anche un rigore per il Fabriano nella ripresa, che viene concesso per un fallo di mano di Jacobucci, che viene anche egli espulso al 58esimo. Le proteste dei giocatori di casa, ma niente da fare, espulso Jacobucci, calcio di rigore, la gara si riapre con il calcio di rigore che sarà trasformato da Liborio Zuppardo, giocatore arrivato dal San Marino, che realizza, nonostante ci sia Parente che va a intuire la traiettoria del pallone, ma arriva il gol di Zuppardo. Quindi grande sofferenza, 9 contro 11 i nerostellati tengono. Qui c'è un palo colpito da Pier Gallini, la base del palo, nerostellati che sono in sofferenza, ovviamente in doppia inferiorità numerica, c'è questo tiro dalla distanza che finisce di poco fuori, arriva il fischio finale, arriva la prima vittoria per la squadra di Di Marzio, 2-1 con le firme, come detto, di Del Gizzi, bella girata, una semi rovesciata e poi Pacella su rigore. Quanta sofferenza vincere in 9, giocare in 9 per 35 minuti. Non ho mai parlato sinceramente degli arbitri, però sono stati degli episodi. Sul primo ta prende la gomitata, spinge chi gli ha dato la gomitata e prende il rosso. Il secondo, Jacobucci salva la palla sulla linea, abbiamo ancora la maglia qui nettamente sulla spalla e il rosso. Vabbè, però io al di là degli episodi, oggi questi ragazzi sono stati eroici, perché prima della partita è venuto a mancare anche Fernando per un problema di febbre e quindi eravamo proprio, tra virgolette, ridotti all'osso. Sapevamo che comunque affrontavamo una squadra che cercava la prima vittoria con tutte le loro forze, e le ultime prestazioni avevano così confermato che questa squadra, finché non prendeva gol, lottava, sapevamo, e creava anche problemi. Questo lo sapevamo.